Ben ritrovati con me nella cucina di casa Paturzo con le mie ricette facili ma gustose. Quest'oggi realizzerò un menù dedicato alle nostre nonne, alle mie nonne. Faremo dei piatti tipici della tradizione campana napoletana. Partiremo con degli gnocchi alla sorrentina perché le mie nonne sono sorrentine. Continueremo con le braciole al sugo in onore di nonna Elena. E faremo poi una buonissima torta alle mandorle, la cui ricetta mi è stata regalata da nonna Teresa. Cominciamo subito con gli gnocchi alla sorrentina. La prima cosa da fare è prendere un chilo di patate e ridurle così a pezzettini. Metterle in una scatola di vetro, aggiungere un bicchierino d'acqua, ricoprire il tutto con la pellicola trasparente, quella che può andare in microonde. Fate attenzione a questa cosa. Buchiamo la pellicola con una forchetta ed andiamo a cuocere le patate in microonde per circa 7, 8, 9 minuti alla potenza di 800 watt. Poi faremo la prova a forchetta per vedere se sono cotte. Se non avete il microonde lo potete fare tranquillamente mettendole nell'acqua bollente, quindi il metodo classico, no? Quello che utilizzano le nostre nonne. Gli altri ingredienti per fare i nostri gnocchi sono 300 g di farina per un chilo di gnocchi, 30 g di parmigiano, un uovo e del sale. È una ricetta un po' particolare perché non tutte portano il parmigiano e l'uovo, però come vi dicevo questa è la ricetta della mia nonna, che era una famosissima cuoca a Sorrento. Andiamo a cuocere le nostre patate. Nel frattempo che si cuociono le patate nel microonde, io mi porto un po' avanti con il lavoro e preparo il sugo per i gnocchi alla sorrentina. Cosa faccio? Un po' d'olio e andiamo a soffriggere un pochino la cipolla, tagliata molto sottile. Giusto un pochino. Andiamo sul fuoco. Adesso aggiungiamo il sugo che ho allungato leggermente con un pochino d'acqua e il basilico. Saliamo il nostro sugo e lasciamolo cuocere per una decina di minuti. Le nostre patate sono pronte, io le ho fatte leggermente intiepidire ed ora possiamo preparare gli gnocchi. La prima cosa da fare, ora che sono tiepide, è andarla a insaporire con un pochino di sale. Non tantissimo perché andiamo ad aggiungere anche il parmigiano. Questo è un segreto della mia nonna, eh? Darà maggiore sapore agli gnocchi. Ora con la forchetta andiamo a ridurre in poltiglia le patate. Voi sapete che gli gnocchi sono tipicamente campani, è una ricetta proprio della nostra tradizione e vengono chiamati qui in un modo un po' particolare gli strangolapreti, in napoletano gli strangolapiet. Perché? Ma nulla nasce per caso, in realtà si narra di un abate campano che fosse estremamente goloso degli gnocchi e che talmente che ne mangiava tanti, un giorno si stava per strozzare con uno gnocco e quindi da lì c'è questa leggenda degli strangolapreti. Rovesciamo l'impasto sul tagliere e continuiamo ancora un po' a renderlo omogeneo. Ora aggiungiamo un uovo, io metto solamente il rosso. Un altro pizzichino di sale sul nostro uovo. Ed aggiungiamo la farina a pioggia, a poco alla volta. Anche perché potrebbe non volerci tutti i 300 g di farina, dipende molto
anche dall'acquosità della patata che stiamo utilizzando. Il sistema del microonde in genere permette di evitare che l'acqua assorba ancora più acqua, quindi mettendo meno farina gli gnocchi risulteranno più saporiti e più morbidi soprattutto. Ora lo andiamo a stendere con un mattarello. Dovrà essere alto circa un dito, ecco qui, va benissimo così. E tagliamo delle strisce, in questo modo. Adesso andiamo a fare così delle codine, aiutandoci con un po' di farina, anche con della semola possiamo aiutarci. Le tagliamo poi a pezzettini. Con le mani gli diamo una forma un pochino più stondata. Sono facilissimi. I gnocchi sono pronti, ma se davvero li volete realizzare secondo la tradizione, li facciamo come li faceva la mia nonna Carmela. Con una forchetta prendiamo lo gnocco, con il dito andiamo a premere su e così verranno anche decorati. Beh, lei era più brava di me ovviamente, però questo è il decoro delle nostre nonne. Ora andiamo a bollire i nostri gnocchi che dovranno cuocere per pochissimi minuti, il tempo che verranno a galla, in acqua salata. I nostri gnocchi sono pronti e ora li andiamo a condire perché andranno in questa bellissima ciotola di terracotta per poi andare un 15 minuti in forno. Mi raccomando, per girarli non utilizzate mai la parte alta della forchetta ma il manico, in modo da non romperli. Aggiungiamo il sugo. Ora, un po' di sugo sulla base per non farli attaccare. Mettiamo gli gnocchi. Poi andiamo a mettere il fior di latte. Fior di latte che è un prodotto tipico della mia terra, della penisola sorrentina. Abbondate così saranno belli filanti. Un po' di parmigiano, basilico che abbiamo già messo in precedenza anche nel sugo e via con un altro strato di gnocchi.
un po' di sughetto. Parmigiano. E via in forno a 200 gradi per almeno un quarto d'ora, 20 minuti. Ecco i nostri gnocchi alla sorrentina. Gnocchi alla sorrentina. Per realizzare gli gnocchi abbiamo bisogno di 1 kg di patate, 300 g di farina, un tuorlo d'uovo, 30 g di parmigiano e sale. Per il condimento alla sorrentina, 250 g di fior di latte, 1 litro di passata di pomodoro, cipolla, basilico, olio evo e sale.